Se ami il nostro contenuto e vuoi essere parte della nostra community, non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perdere neanche un video. L'ulcera peptica, il problema di Fedez. C'è un collegamento con l'operazione per tumore al pancreas. Parla Massimo Falconi, il medico che un anno e mezzo fa operò il rapper per la rimozione di un tumore al pancreas. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Così ieri sera Fedez ha voluto tranquillizzare i follower dopo le notizie sul ricovero circolate in giornata. Quindi il ringraziamento al personale medico, che mi ha letteralmente salvato la vita, all'ospedale Fate Bene Fratelli. A far arrivare il rapper nel pronto soccorso del presidio dell'Ast FBF Sacco di Milano è stata una emorragia interna dovuta alla presenza di un'ulcera peptica, spiega Massimo Falconi, medico che l'anno scorso operò l'artista di tumore, un'ulcera duodenale che ogni tanto naturalmente può sanguinare. È possibile ipotizzare collegamenti con l'intervento al quale Fedez è stato sottoposto nella primavera del 2022 per la rimozione del tumore al pancreas? Dopo un'operazione come quella subita dal rapper, ci può essere una fragilità più o meno importante della parte di organismo interessata, risponde l'esperto. Ma noi non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall'intervento chirurgico. In ogni caso, di fatto il meccanismo è lo stesso dell'ulcera peptica, ripete Falconi, e credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all'assunzione di farmaci senza una protezione gastrica. Fedez ha sicuramente fatto una gastroscopia sotto la guida dei colleghi, conclude lo specialista. E naturalmente sta seguendo una classica terapia farmacologica che inibisce la secrezione acida gastrica, a dosaggio pieno, in maniera tale da azzerare la secrezione e favorire la cicatrizzazione dell'ulcera,